Sì, riduzione dei ticket in maniera consistente, il massimo adesso non sarà più 30 euro per le prestazioni appunto più importanti, ma sarà di 15 euro e poi ampliamento della platea delle famiglie che potrà utilizzare dei nidi gratis. Erano due impegni che ci eravamo assunti, che abbiamo voluto mantenere in occasione della riunione della prima giunta che, ecco, voglio sottolinearlo, è esattamente un mese dalla data delle elezioni. Ho sempre detto in campagna elettorale che da parte mia sarebbe stato innanzitutto proseguire l'ottimo lavoro di Maroni e poi magari aggiungere qualcosina. Di nuovo sicuramente il fatto che proseguiremo anche in questo caso in quanto è stato fatto dalla vecchia giunta con gli interventi, con i controlli, con la formazione che è stata portata avanti dalla vecchia giunta, c'è stata una riduzione consistente del numero degli incidenti, noi andremo nella stessa direzione. L'assessore ha anticipato che con una parte delle sanzioni che abbiamo o con l'importo che abbiamo ottenuto dalle sanzioni verranno assunti ulteriori persone che potranno aumentare il numero dei controlli, sottolineando come noi comunque siamo già oltre la percentuale stabilita dalla normativa nazionale, siamo oltre il 6% quando la normativa prevede il 5% di controlli. Io commento dicendo che le cose che contano e soprattutto che interessano i cittadini credo siano il fatto che siano stati ridotti i ticket, il fatto che più famiglie potranno beneficiare dei nidi gratis. Le altre sono dialettiche all'interno di un partito che credo non interessino molto i cittadini. Io rispetto le sentenze, se una sentenza mi dovesse dire che il numero non è congruo, valuteremo e metteremo mano alla giunta. Non penso, però, per carità, sono rispettosissimo delle decisioni dei giudici.